È giunto alla quarta edizione il progetto 1943-1944 lungo la linea Gustav. Resistenza alla guerra, resistenza per la pace. Ragazzi e ragazze, raccontateci la storia. Promosso dallo SPI, CGL Abruzzo Molise e l'associazione Il Sentiero della Libertà, quest'anno ha visto coinvolti 111 studenti delle scuole medie e superiori abruzzesi e molisane. Continuano le nostre tappe all'insegna della memoria. Direi anche di utilizzare la parola ricordo, che a me piace davvero molto molto di più della parola memoria. Ricordare è una parola che viene dal latino, ritornare indietro, cordium, ricordare, dal latino cordis, cuore. Quindi queste giornate sono tutte all'insegna del cor cordium, del cuore dei cuori. Perché mi piace dire questa cosa? Mi piace molto perché la memoria e tutto quello che è stato il nostro passato deve entrare in tutti i cuori. Le popolazioni antiche pensavano che nel cuore ci fosse la creazione delle parole, del pensiero, di quanto a noi più caro. Noi abbiamo coinvolto, e questa è la quarta edizione, le scuole di diverse città, sia di Abruzzo che di Molise, per stimolare i giovani a fare delle ricerche su quello che è accaduto durante il fronte di guerra. Questo perché è vero che ci sono gli scritti storici, ma ci sono tanti episodi, tantissimi fatti che sono ignorati, non si conoscono, e le loro ricerche servono anche a valorizzare questi fatti e l'insieme di questi fatti e di questi episodi possono costituire un arricchimento importante per la storia delle comunità locali. L'incontro pubblico di presentazione dei risultati si è tenuto a Castel di Sangro presso il Teatro Tosti con il patrocinio del Comune e della provincia dell'Aquila. Questo purtroppo è un tema attualissimo. È un tema purtroppo attualissimo perché sono in corso tante guerre, anche più guerre di quelle che vediamo rappresentate nel racconto pubblico. Non ci sono solo l'Ucraina, la Palestina, ci sono tante, tantissime guerre, troppe guerre, e si tratta appunto di riuscire, a partire da noi dico perché non è così semplice, costruire anche un linguaggio di pace, costruire una società che si renda conto finalmente che ciò che conta è il nostro essere appartenenti all'umanità e far parte poi di qualcosa di più grande che è appunto l'ambiente nel quale convivere. Anche perché se continuiamo con la violenza abbiamo già distrutto l'ambiente e rischiamo di autodistruggerci.